Silenzio, stirpe degli dei. Ora vi racconterò l'inizio dei tempi. L'oscurità regnava. Non c'era sabbia. Non c'era mare. Niente terra, né cielo. Niente erba, né vento. Poi il fuoco si unì al ghiaccio nell'abisso. E da questo grido venne il gigante Ymir, il primo essere vivente. Il fiero Ymir fu ucciso, ma dalle sue ossa, dal suo sangue e dal suo cranio nacque il mondo in cui voi camminate e combattete. Eccoti qua. Eivor, senti questo motivetto. Ti rallegrerà, vedrai. Eccoti qui, giovane Dreg. Vai. Hai visto il nostro re? Sì, bene. Vieni, Eivor. Hai trovato il bracciale? Sì. Ora, torniamo al nostro piano. Quando ci vedi parlare, sii veloce come un topolino e sorprendilo col nostro dono. E lo porgi in questo modo. Poi lo guardi negli occhi e dici: Re Styrbjorn, che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Lo puoi fare per me? Bene. Stasera tu sarai la corda che unisce i nostri clan. Sono fiero di te, Eivor. Alzati, Olaf. Riprenditi, amico. La mia spada è assetata di sangue. Io voglio combattere. È bello avere la casa piena di ospiti calorosi. Ho mozzato le teste. Ah, vedo che non hai niente da bere. Vieni, troverò qualcosa. Non adesso. Ho qui un omaggio per tuo padre. Oh, che bel pezzo. Sono sicuro che valga due robuste navi lunghe. Dallo a me, glielo porterò io. Mio padre l'ha chiesto a me, Sigurd. Come vuoi tu. Ma resterai senza idromele. La magia di Valka è entrata nel martello. Eivor, hai il bracciale? Bene. Lo indossò tuo nonno in una battaglia nella via del nord. Madre! Sì? Possiamo mostrare a Sigurd i nostri cairn di pietre? Buona idea. Lo faremo domattina a sorgere del sole. No! Ora va, hai un dono da consegnare.
Skoll! A Styrbjörn, il vero re di Reykjavík! Questa notte è un nuovo inizio per tutti noi! Skoll! Ah. Eivor, vieni! Re! Che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Ti ringrazio, Eivor. Da questo momento siamo legati da un vincolo. La grande sala io vedrò. E i grandi mari solcherò. Prenderò secondo l'inizio. Gli eroi caduti si desterà. Gli eroi caduti si desterà. E nel Valhalla brinderà. E nel Valhalla brinderà. E il son dei cori s'udirà. No, Eivor, non è ancora tempo. È tutto scritto. Il velo si è alzato. Nulla può dirsi vero finché non è reciso dai rami di Yggdrasil. Della mia vita. Risparmierai il clan. Hai la mia parola. No. No, Varin. No, Varin! Prendi la tua ascia! Yeah!
stesso DNA. Non so perché. Fa qualcosa o tirami fuori. Posso analizzare i flussi con un filtro. Aspetta. Ok, a posto. Mi fido? Non so cosa sia successo, ma posso aggirare il problema. Scegli un flusso per stabilizzare la connessione. C'è anche una terza possibilità. L'Animus può modulare la tua identità in base alla forza del segnale. Decidi tu. Bene, salvo la scelta e ti porto avanti a un momento in cui i flussi sono più sincronizzati. Da quanto mi dai la caccia, morso di lupo? Da 17 inverni? 18? Sono il tormento dei tuoi sogni ora. Un tuo desiderio segreto. La ricordi questa? Oh, l'ascia di tuo padre. L'arma di un codardo. Di un lurido verme. Ah, poche cose mi appagherebbero quanto uccidere con questa. Ma so bene che mi sfideresti all'ultimo sangue, cercando una fine gloriosa. E io non lo permetterò. Passerai i tuoi ultimi giorni vivendo in schiavitù, nell'umiliazione, e avrai una morte solitaria. Uccidete tutti gli altri, fateli soffrire. Eivor Morso di Lupo non c'è più. Quel nome ha smesso di esistere. Sì, varrai tanto argento quanto pesi. Alla nave! Tu muoviti! E ti strappo gli occhi, capito? Venti da sud! Dirigiamoci a nord e viriamo a ovest. Che cosa ti ho appena detto?
Non finché il clan del Corvo vive. Combattono come berserker. Eivor Morso di Lupo ha abbattuto 20 dei nostri prima di cedere. Beh, con Eivor ridotto a uno schiavo... Hai chiuso! Di uno scontro. Qualcuno sta combattendo. Doug, vecchio cagnaccio, sei vivo? Sì, sono sfuggito alla battaglia. E tu invece? Chiotve ha cercato di vendermi. Un errore che pagherà. Ma non oggi. L'ho visto imbarcarsi su una nave ad Avalsnes. È andato a est, senza i nostri compagni. Forse possiamo ancora salvarli. Li troverò. Tu prepara la nave. Cerchi gloria. Vuoi prenderti il merito del salvataggio per farti celebrare nelle canzoni? Posso sempre attaccare la spiaggia, falciare decine di uomini, riprendere la nostra nave e issare la vela. Scegli tu. No, andrò io alla spiaggia.
È un'impresa più rischiosa. Tu cerca la ciurma nella casa lunga. Oh, e tieni. Questo cadavere non serve più. Va, ci rivedremo alla nave. Mi segui come uno spasimante. Trova la nostra ciurma. I guerrieri di Chiotve infestano Avaldsnes come pidocchi. Se usassi l'ingresso principale, attirerei l'attenzione. Aiutami, sarai i miei occhi. La mia ciurma deve essere dentro alla casa lunga. Un momento. Che dormi, guidi! Avanti! E chi parteggerà? Usate la lotta! Vi ammazzo! Mantenete la guardia! Pazienza non guasta.
scosserò! Dai per cadere! Forse c'è un'apertura sul tetto. Cibo per perle. Ciurma deve essere dentro alla casa lunga. L'altro lato deve essere sbarrato. Se c'è un'apertura sul tetto. Continua a strillare e io non centrerò il tuo collo. Sarà una visione orribile, sai? Se avrò la morte, voglio che sia memorabile, bastardo. Codardo, slegami e mettimi un'ascia in mano. Non ti devo proprio niente, corvaccio. Il tuo è un clan di servi e di pezzenti. Tu, getta quell'ascia o assaggerai la mia. Dovresti essere su una nave di schiavi, morso di lupo. Ma se vuoi essere il mio primo sacrificio, Odino sarà ben felice di riceverti. Hai appena scelto di morire. Ora basta! Ti darò in schiavo a El! Inginocchia il morso di lui e ti risparmierò. Sta zitto e combatti! Muori, sacco di merda! Ah!
padre. Avresti dovuto stringerla a te fino alla fine. In cambio della mia vita, risparmierai il clan. No. No, Varin. No, Varin! Prendi la tua ascia! Uccideteli! No! Sei posseduto! Liberaci! Cosa? No, sì, certo. Grazie di fatto, cuore, mosso davvero. Lupo. Anche se mi sei sembrato un po' spento. Ascoltatemi! Se riuscite a respirare, riuscite a combattere. Avanti! Riprendiamoci la nostra nave. Va bene, non ce lo facciamo ripetere. Presto morirai! Prendi farcela! Ah!
Remi, la via delle balene ci porterà a casa. Dei, finalmente! Chiudi quella boccaccia e rema! Vela! Siglo! Catturate il vento! Sei silenzioso, Eivor. Non hai niente da dire sulle tue colpe? Oggi non abbiamo subito perdite e gli uomini che ci hanno umiliati sono morti. Cosa dovrei dire? Oh, qualcosa come sono stato stupido, egoista, incosciente, cieco, testardo e puzzo di sangue e merda. Preferisco la mia versione. Eivor, guarda! Stanno costruendo un avamposto su quell'isola. Uomini di Chiotve. Si gettano su ogni pezzo di terra come randagi su un osso. Anche fossimo moribondi, li spazzeremmo via facilmente. Chiotve avrà sete di vendetta. E sarà più crudele che mai! Non mi sorprende. Questa guerra prosegue da generazioni. Non mi aspetto certo che si tiri indietro. L'odio per quell'uomo ti brucia dentro, morso di lupo. Mi ci potrai scaldare le palle! Non preferiresti delle braghe di pelle di foca? Stai attento, Eivor! Un tale odio può renderti avventato! Ciò che ha fatto a tuo padre, lo ha fatto a noi! Non sei solo in questa guerra! Più vela! Re Styrbjörn ti darà una bella ripassata per avergli disobbedito. Lo farà di certo. E allora, non temi la sua reazione? Io temo soltanto che il nostro re mi darà ragione. Quando sarà troppo tardi. E Sigurd? Lui cosa direbbe? Se Sigurd fosse qui, sarebbe seduto accanto a te, intento a ripulire l'ascia dal sangue e sorridendo alla brezza. E cosa dirai al nostro re di questa disavventura? Solo la verità, che abbiamo attaccato la fortezza di Chiotve, ucciso i suoi uomini e indebolito il suo potere. Compresa la parte in cui hai perso la tua ciurma e sei stato quasi venduto? Sarà inclusa nella tua saga? Se uno scaldo cantasse mai quella strofa, farebbero i suoi ultimi versi. Troppo rischioso per la vela. Credevamo di averti perso, Eivor, e stavolta per sempre. Calorosa come sempre, Randi. Sembri coperto di merda rossa. Che è successo? Niente di cui vantarsi, ma posso dirti che i responsabili sono morti. Tu come stai?
Non male. Anche se ho trascorso giorni interminabili a placare le ire del nostro re, non l'hai reso felice. Me lo aspettavo. E Sigurd ha fatto ritorno dalle sue razzie. Mio marito dovrebbe tornare oggi. Le ultime notizie lo davano vicino a Stavanger. Un'ottima notizia. Il suo coraggio ci serve. Sigurd non ti salverà dall'ira di suo padre, Eivor. Ormai dovresti saperlo. Avete avuto qualche imprevisto? Accade spesso con le razzie, ma abbiamo ucciso molti uomini di Chiotve. E ho trovato questa. L'ascia di mio padre. Ah. Dopo tanti anni, dovresti portarla a Gunnar. La farà tornare affilata. Buona idea, ma prima andrò dal re. Non te lo consiglio, non ora. Sta incontrando un messaggero del nord. Aspetterò. Sembri piuttosto cupo. Qualcosa non va? Rivedere l'ascia di mio padre dopo 17 inverni ha risvegliato qualcosa in me. Una sensazione che non provavo dal giorno della sua morte. Da quando ho ricevuto questa. Tristi ricordi del passato. Duri e dolorosi. Forse potrei parlare con Valka. Potrebbe aiutarmi a comprendere queste sensazioni. Prenditi il tuo tempo. Ti aspetto alla casa lunga. Anche tu sembri meno affilato, Eivor. Proprio come quell'ascia. Forse Gunnar può sistemarvi. Te lo farò sapere.